tutti i giorni c'era qualcosa da fare, tutti i giorni c'era qualcosa da creare, tutti i giorni c'era qualcosa da risolvere. E questo in tutti gli stamenti della società, tutto. Almeno per me sono gli anni più belli e felici della mia vita, perché c'era questa possibilità di partecipazione e di dare la nostra opinione di cosa era meglio fare. Vedevano questo candidato che offriva qualcosa di particolare, che era diverso a quello che offrivano tradizionalmente gli altri candidati che c'erano stati in Cile nei periodi presidenziali precedenti, che almeno dal 38 in avanti erano candidati del Fronte Popolare, un blocco dove il partito che era rettore di questa alleanza era il Partito Radicale, che era un partito di origine un po' socialdemocratico. Questi governi, coloro che iniziano il periodo di industrializzazione in Cile. La storia di Allende è costruita con il tempo, a partire dal 1952, quando fu candidato per la prima volta. Lui lancia la sua campagna come una necessità di creare un chiarimento ideologico. Cioè lui comincia a spiegare al popolo cileno che è possibile cambiare la condizione di quel paese attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso una politica chiara, e lo definiva un paese dipendente dal capitalismo, con elementi ancora addirittura feudali. Il Cile, Allende ha dimostrato anche che si poteva, ma non diversa dopo, quello è stato il problema. Per arrivare a costruire una società più giusta, più democratica, e senza dover usare le armi. Era in contestazione al modello cubano, no? Però Cuba per noi è stata una speranza, diciamo, il fatto che si poteva. Tiene conto che, soprattutto i giovani, anche Salvador Allende ha giocato un ruolo molto importante in questo. Molti di noi, compreso io in qualche maniera, che eravamo molto giovani, siamo stati chiamati in quella primavera a avere delle enormi responsabilità, di prendersi responsabilità che non ci siamo mai neanche sognati. Io avevo 17 anni e ero già membro di una commissione nazionale di propaganda della giunta comunista. Questo voleva dire che sicuramente la mia opinione contava un fico secco, però dico, io comunque ero in questa cosa dove si disegnavano certe linee artistiche, politiche, che avevano a che vedere con l'arte, e l'arte inteso in forma completa, non solo il muralismo, ma anche teatro, cinema, lo sviluppo anche di tutto quello che è stato le manifestazioni artistiche. In Cile c'era stato Salvador Allende che si era presentato all'inizio degli anni 60, già si stava presentando tre volte candidato a Presidente della Repubblica, il 52, il 58 e il 64. Sempre lui si aveva presentato come militante del Partito Socialista e sempre erano riusciti a costruire un fronte politico dove la contante era de che i due partiti più importanti erano il Partito Socialista o una frazione del Partito Socialista, come succede nel 1952, che il Partito Socialista era diviso in due partiti, una contante e la vita di questo partito, e il secondo partito che faceva parte di questa alleanza, diciamo l'alta colonna che faceva parte di questa alleanza, era il Partito Comunista, il partito comunista più grande dell'America Latina, e era il secondo partito comunista più grande del mondo fuori del blocco sovietico. La campagna elettorale si organizza prima di tutto
si riunisce la Unione Popolare e decide di andare insieme, tutti i partiti, ok? Cada uno, ognuno porta il suo candidato di bandiera. Allende per i socialisti, Neruda per i comunisti, Ciolciol per il MAPU, Tarut per gli indipendenti, e poi si lanciano nella preparazione del programma, nella elaborazione del programma. E questa è la cosa importante che si produce lì. E vengono mantenute tutte le cose che Allende già viene dicendo del 1952, cioè il paese. Paese è un paese capitalista, dipendente, ci sono sacche di feudalesimo, dobbiamo trasformare questo paese in economia mista, lo Stato, il privato e le società mista tra privati e lo Stato, più altre aree di organizzazione economico-sociale che possano aiutare a contribuire allo sviluppo del paese, cioè cooperative, cose eccetera. No. Quindi questo programma qui viene stampato e insieme a lanciare questo programma a tutto il paese, mano a mano, si decide di costituire i comitati della Unità Popolare. I comitati della Unità Popolare che devono essere quelli che propagandano, no, il programma in tutto il paese. È stato un sogno praticamente per noi. Se tu racconti o chiedi ai cileni, diciamo, che stanno un po' dalle nostre parti e che hanno vissuto questo periodo, tutti ti risponderanno la stessa cosa, un sogno. Non siamo mai stati in grado, dopo il colpo di Stato, di conteggiare la quantità di morale fatti in quei tre anni di Salvador Allende, perché erano murales sicuramente che avevano a che vedere con il momento politico quando Allende ha nazionalizzato il rame, tutte le strade, tutti i muri erano dedicati a questa cosa. Ora il rame è cileno. Il MIR come linea politica ha sospeso le azioni militari durante tutto il periodo elettorale. La propaganda armata era qualsiasi fatto o atto che bisognava fare qualcosa e che tu dovevi andare con l'attrezzo. Magari te potevi incontrare con quelli della destra che naturalmente e ovviamente erano meglio attrezzati di noi, perché c'era un contrabbando di armi da parte dall'Argentina verso il Cile che era mostruoso, questa è una. E seconda cosa, avevano avuto un sostegno palesemente conosciuto da tutti da parte di ufficiali delle forze armate che entregavano armi ai gruppi di destra, alla Guardia Blanca, alla Patria e Libertà, al Comando Rolando Matu, a tutte queste organizzazioni le passavano le armi loro. Quasi tutti i santi giorni c'era una bomba, c'era un attacco a un sindacalista, a un politico, sempre c'era qualcosa. E guarda caso, tutto questo esplosivo da dove cavolo l'andavano a trovare? Delle forze armate, dei ufficiali delle forze armate che gliele davano. Nella piccola provincia noi non avevamo un lavoro di azione diretta, cioè soltanto avevamo azione di propaganda armata, cioè perché quando dovevamo andare a occupare la terra dovevamo andare con gli attrezzi. Era la prima volta che nel mondo un uomo autodefinito marxista, leninista, rivoluzionario, socialista voleva costruire una società rompendo il loro stesso schema della società borghese come organizzata, trasformare questa società in modo pacifico. Ed era un esempio che poteva realmente creare dei problemi, soprattutto dalla cosa principale che era quella del riscatto, del riscatto della dignità nazionale, del riscatto delle risorse naturali del Cile e poterle amministrare realmente come popolo cileno, para quello che il popolo cileno aveva bisogno, e non lasciarlo più in mano di qualcuno. E non era possibile che ci fosse in Cile un'impresa di 30.000 ettari di terra nella quale si allevavano le pecore per fare dei maglioni che poi arrivavano in Europa. Non era possibile continuare a questo, non era possibile che con 7.000 chilometri di costa i cileni non mangiassero pesce. Tutte le campagne di Allende
sono stati fatti a polso, cioè casa per casa, camminando, portando, chiacchierando, 3 persone, 5 persone, 10 persone, andavamo alla casa del compagno X che abitava nel quartiere top, là. O 5 vicini che vogliono ascoltare questa cosa del programma, là. E lì si prendeva un tè, un bicchiere di vino, un bicchiere di ciccia di manzana, soprattutto lì nella mia zona, e loro venivano, mi ascoltavano e poi dicevano sì, vabbè, vediamo. Questo abbiamo fatto, quindi non abbiamo insultato nessuno, abbiamo spiegato quello che noi volevamo fare, al contrario di quelli che hanno promesso la rivoluzione in libertà e non l'hanno fatta. All'interno della sinistra, più che altro noi parlavamo un sacco, leggevamo un sacco del von Clausewitz, lo conoscevo di memoria, e tutte le robe della guerra, e delle tattiche, addirittura Napoleone, delle robe così, la guerra dei movimenti. Più che altro parlavamo, facevamo ginnastica. Ci hanno insegnato poi, dentro di molti partiti, lavoro di intelligenza, ad esempio, no? Però proprio l'attacco con le armi, così, o la difesa, proprio niente. Ho l'impressione che addirittura i compagni del Mircoli, che facevano parte tra di loro di qualche gruppo armato, si allenassero con dei bastoni. Non lo so, perché anch'io sono andata a qualche corso, così, però come vi ho detto, più che parlare i nostri capi così con noi, chili di documenti nel mappo, ad esempio, quando uno entrava a far parte del mappo, le armi del militante erano un contenitore dove ti davano chili di documenti da leggere, un secchio e una roba per dipingere, per andare in giro a dipingere i muri, e scrivevamo sui muri, facevamo i murales, queste cose qua, 2 volte alla settimana. La grande campagna del mezzo litro di latte per ogni bambino cileno. Perché noi abbiamo avuto anche questo programma delle 40 misure basiche di Salvador Allende, a volte facevamo fatica a farle compiere, essenzialmente perché chiaramente il grande CEO d'America ci aveva chiuso le frontiere. Ora, la cosa assurda, noi avevamo questa idea del mezzo litro di latte per ogni bambino. La quantità di latte che ci serviva non ce l'avevamo. Per dirla in poche parole, non avevamo le mucche a sufficienza per coprire il fabbisogno, e potevamo comprarlo in Argentina, dall'altra parte delle Ande, ma siccome c'era questo blocco economico creato dall'imperialismo americano, avevo dovuto comprare il latte in polvere al Belgio. Con i problemi derivati da una cosa di questo genere, tenendo conto che questo erano sacchi da 2 kg, una cosa dell'etentato polvere, che erano inviati nei posti più lontani del paese, magari paesini che avevano 5 o 6 case, ci arrivava questo. Però ti trovai che la gente non aveva mai visto il latte in polvere, non sapeva neanche come. E si era creata una situazione che invece di servire, si stava creando un problema che i bambini, per la cattiva preparazione di questo latte, i bambini si ammalavano di disenteria, qualcuno moriva. Attraverso i murales, in questi punti assolutamente lontani di ogni dove, abbiamo creato una simbologia per spiegare alle mamme come preparare il latte, però con dei disegni essenziali: un rubinetto, 2 mani che stanno avanti così man mano fino a arrivare al latte. Anche il muralismo ha giocato anche questo ruolo. Io il ruolo che ho svolto era fare il dirigente del partito che andava in giro per la campagna organizzando ai contadini. Non c'era bisogno di che noi le dicessimo ai contadini andate a votare Allende, perché loro già lo sapevano, già per conto loro che dovevano votare per Allende. Noi non è che ci siamo posto il problema di fare propaganda politica a favore di Allende. Noi abbiamo sospeso le azioni dirette, però ci siamo messi tutti quanti a lavorare dentro
delle organizzazioni popolari, perché noi sapevamo che più quantità di gente dal punto di vista sociale o politico organizzassero, più possibilità di voto aveva la gente. Il problema centrale non era andare a dire al contadino tu vota per la gente, no, tu mettiti al sindacato, tu lotta per la terra. Dopodiché il contadino ci arrivava da solo, perché non c'era altro candidato che gli dicesse che stiamo lottando per andare avanti con la riforma agraria. Quella era la differenza. La mia popolare pensava che reimpadronendosi delle risorse naturali, dopo noi le vendevamo a chi cacchio ci pare direttamente, e con quello avremmo potuto fare strade, ospedali, scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Solo che dopo c'è stata l'azione della destra, dei padroni, dei latifondisti alleati con l'imperialismo nordamericano, che ci hanno sabotato. Più che altro la paura di quello che noi potevamo fare. A mio papà sempre gli avevano detto che io lo dovevo uccidere, e lui ci ha creduto. Lui credeva a lui, l'ha detto. Perché immagino che sia stata la CIA o qualche servizio segreto delle forze armate cilene, si erano inventati un piano, Seta si chiamava, dove noi, la sinistra, diciamo, avremmo fatto un sacco di cose, tra cui ucciso tutti i capi delle forze armate, dei carabinieri, mandato tutti i bambini a cova, effettivamente attuato le cose che si rumoreggiavano. E a mio papà gli avevano detto che io lo dovevo uccidere, e lui credeva, ci ha creduto, no? Che io lo dovevo uccidere. Sì. Si andava avanti il governo così. E il PC ha cominciato a creare dei corsi che hanno a che vedere con difesa personale, le armi e tutto, ma non, secondo la mia opinione, per l'amore di Dio, non abbastanza per far fronte a un esercito. Non si è mai stata poi di nessun partito. Infatti loro, i militari, hanno iniziato il colpo di Stato bombardando la moneta, che è il centro del potere, cioè, per dire noi siamo questo. Cioè, c'è stata resistenza, anche io ho partecipato, 4-5 giorni, non c'era assolutamente nessuna possibilità. O è in pace completamente, o te rendi conto assolutamente che poteva diventare una carneficina, se tu magari facevi quello. Perché non... Credo che il PC, anche altri partiti, magari qualcuno ha sviluppato un po' di più questa cosa delle armi o della difesa personale, ma senza pensare a un confronto con un esercito.